Siamo a Genova a metà del 400, in un mondo al maschile, dove i plebei si contrappongono ai patrizi, dove il pirata Boccanegra è acclamato doge, mentre scopre che l'amata è morta e la figlia è scomparsa. Un'opera dalle tinte cupe, dalla trama complessa, dove tutti, a parte Boccanegra, cambiano nome, schieramento, alleanze. Ambrogio Maestri, il Falstaff per eccellenza a Torino, Simon Boccanegra, un grande cantante ma anche un baritono 2.0, forse l'unico. Sul suo sito internet fa quiz per dare biglietti ai fan, è un grande appassionato di risotti. La ricetta più veloce per un risotto, qual è? Risotto allo zafferano. Semplice, se volete fate rosolare una cipolla, se no non usatela, se non vi piace la cipolla, comunque fate tostare il riso, ci mettete il brodo poco alla volta che asciuga e nel brodo ci aggiungete lo zafferano, un po' di formaggio, buonissimo. Certo, è molto più semplice della trama di Simon Boccanegra che avremo modo di comprendere nei prossimi giorni. Sicuramente. Grazie, oltre ad essere un grande cantante, una persona deliziosa. A voi. Grazie. Guarda, è pazzesca questa roba qua. La seconda puntata di Pillole di Passione dedicate a Simon Boccanegra è terminata. A presto, Paola Giunti, Torino, Teatro Regio.